Ciao ragazzi, in questo video torniamo a vedere del mio portatile HP. Perché? Perché ahimè la cerniera che avevo sistemato nello scorso video, vi lascio il link qui in descrizione, non ha tenuto, non ha resistito, perché l'avevo incollata con una colla a ciano acrilica e ahimè non era abbastanza. Ora ne ho comprata un'altra e vediamo se funziona. Dopo essermi informato un po', ho acquistato questa colla. Non sono un esperto di colle, ma teoricamente questa riesce a incollare alluminio e altri materiali. Io devo incollare appunto la cerniera che sarà presumo in acciaio inox e il tappo del portatile che è in alluminio. Quindi adesso vediamo se rifacendo il lavoro da capo riesco a ripararlo. Tutte le istruzioni comunque le trovate anche nello scorso video, ve lo lascio in descrizione. Stavolta, come vedete, si è anche alzata la parte dietro. Prima si apriva solo quando aprivo il portatile, adesso qui c'è un gap, vediamo se riesco a farvelo vedere, perché adesso qui vedete il display. In pratica si è aperto ancora di più, perché la striscia di adesiva che tiene unito display e scocca posteriore si è indebolita avendola già staccata una volta, e quindi adesso, oltre ad aprirsi quando lo alzo, si apre il display. Ecco, adesso si richiude, però si piega veramente in modo evidente, con il rischio di spaccarlo. Per questo motivo ho acquistato queste fasce adesive su AliExpress, che le ho pagate veramente poco, adesso non ricordo, vi lascio il link, e in pratica servono appunto per reincollare il tappo posteriore, la scocca posteriore al display. Ho deciso solo quale lunghezza, perché non sono fatte apposta per questo portatile, ma vanno a misura, quindi la lunghezza è più o meno quella corretta. Proverò a sostituirle per evitare che il coperchio si stacchi di nuovo. Questo è quindi un adesivo epossidico bicomponente. E qui ci sono quattro facili istruzioni che seguirò, cioè mettere i due componenti e mescolarli per 3 minuti. In questo punto, incollare le due parti entro 5 minuti e poi lasciare per 6 ore per la tenuta finale. Qui sotto ci sono i materiali, a me serve appunto metallo. E quindi proverò a vedere se questa volta riesco a sistemare definitivamente il portatile. Adesso comincio a smontarlo. Questa è la cerniera incriminata. Vediamo se riesco a farvi uno zoom. Vedete? Questa dovrebbe essere incollata al coperchio. Invece di seguirlo, quando io lo apro, lei rimane indietro, ferma lì e spinge sul display che è poggiato qui sopra. Adesso cerco di regolare l'inclinazione in modo che sia perfettamente aderente al coperchio. Ok, ecco, con lo spessore mi piace di più, però devo metterci un morsetto. Ed eccoci qua con
Dopo aver incollato e bloccato la cerniera, prima di tutto procurarsi anche un morsetto perché sennò la cerniera spinge e il tappo se ne va. Invece in questo modo ho messo uno spessore lì sotto, in modo che il tappo appoggi lì, stia sollevato, e col morsetto riesco a farlo stare bene in aderenza, come tra l'altro è anche l'altro, quello originale. Bene, adesso aspetto 6 ore e vediamo cosa succede. Ed eccoci qua, ragazzi, non sono passate 6 ore o 5 ore come c'era scritto. Ma in realtà ho avuto qualche problema, quindi sono passate praticamente 24 ore. Bene, adesso toglierò il morsetto e vediamo quanto tiene. Sembra incollato bene, ovviamente è da capire sempre quanto durerà. Però devo dire che se provo a battere è diventata proprio durissima, tipo una plastica. E quindi questo mi fa ben sperare. Adesso rimonto il tutto. Volevo cambiare anche le strisce adesive qui, ma incollano bene, quindi penso che le lascerò lì. Nel caso le ho comprate. Altra colla come è diventata nella sua vaschetta. Un po' riesco a segnarla, ma appena appena. Andiamo con un cacciavite. Però se si piega, non so se riuscite a vedere, vediamo se riesco a farvelo vedere. Se si piega, si stacca dalla plastica sotto. Vedete? Questo non mi piace tanto, a dire la verità. Comunque, dura e dura, vediamo se funziona. Quindi prima inserire i gancetti, assicurarsi che questa zona qui sia aderente. Quando rimontate il coperchio dovete stare attenti ed evitare questo. Vedete che è completamente aperto lì sotto? E invece qua no, perché l'ho agganciato male. Quindi questa parte qui è quella che va messa inserita prima e poi chiuso interamente il coperchio. Se avete quella fessura lì, dovrete rismontarlo. Evviva! E poi appoggiarlo e cominciare a chiuderlo. Adesso dovranno riattaccarsi le strisce adesive. E speriamo che duri. E speriamo che si accenda. Per un attimo ho avuto un dubbio, ma si è acceso. Perfetto. Benissimo.